Adesso soggetto, la guida che si manifesta presso il cerchio Marina risponde ad una domanda sull'integralismo islamico. È da notare che questa guida pone ogni domanda al filtro della sua dottrina che ha il nome di Via della Conoscenza. L'integralista islamico che si riempie di bombe e si fa scoppiare, si crea un karma negativo? E perché se la sua intenzione è pura? Domanda che mi fa sorridere. Perché? Perché se io sto dentro, come dire, l'ambito, chiamiamolo assodato, della via evolutiva, dovrei cominciare a distinguere fra intenzione ed azione, fra pensiero ed azione, fra motivazione ed azione. E dovrei cominciare a distinguere fra gli effetti voluti, gli effetti non voluti, fra gli effetti progettati e gli effetti non progettati. E dovrei cominciare a distinguere fra ciò che questo individuo crede in profondità e quindi rispetto ai limiti che questo individuo ha nel suo concettualizzare le situazioni, al suo concettualizzare addirittura il divino, al suo concettualizzare addirittura la fede in questo caso, una fede. E dall'altra parte al suo modo concreto di operare, stanti queste premesse. Ma io non voglio parlare di tutto questo, perché se parlo di tutto questo, ripeto cose già dette. Voglio fare un salto e mettere in crisi il concetto di karma, senza con questo, come dire, voler sottolineare che non esiste il concetto di karma. Il concetto di karma esiste fin tanto che c'è una mente. Perché? Perché finché c'è una mente, io mi attribuisco come mente i risultati delle mie azioni e le intenzioni delle mie azioni. Ma io non voglio parlare di questo. Proviamo a trasformare questa domanda in una domanda appropriata per la via della conoscenza. Quale sarebbe la domanda? Ma davvero esiste un karma nella misura in cui un individuo, come dire, sempre più, sempre più, sempre più mette in crisi i presupposti da cui parte ad un certo punto nell'elaborare i suoi concetti sul divino e le sue credenze. Questo è il punto interrogativo. Quando tu mi parli di un integralismo, mi parli di un credo che assolutizza certezze, di un credo che rende immobili certezze, di una spinta, di un approccio che non mi invita a scalzare via via i presupposti concettuali su cui mi fondo, ma anzi li rende assolutamente intaccabili. E da questo punto di vista, allora, è chiaro che io posso optare per due soluzioni. La prima, dire, poiché questo individuo lo fa in buona fede, cioè credendoci fin da bambino a questo, tutto ciò che questo produrrà avrà sì un risultato negativo, magari. Ma le sue intenzioni non sono negative. Oppure posso concludere, certo, questo può essere vero, ma un individuo nel suo percorso interiore a un certo punto dovrebbe pure introdurre una valutazione dell'effetto delle sue azioni. E quando le sue azioni sono tali da ferire profondamente altri, o comunque da portare dolore, dovrebbe rendersi conto forse che i presupposti da cui parte si dovrebbe pur poter cambiare. Posso dare due risposte diverse. La via della conoscenza non accetta né l'una né l'altra risposta. Si pone in un'altra maniera e ti dice l'assurdo. Vuoi che ti dica l'assurdo? Sì. Bene, ti dice che questo che apparentemente è, come dire, una totale irrazionalità, è invece pura perfezione. La via della conoscenza ti dice che se io guardo con occhi diversi ciò che sta capitando oggi, posso notare sì sofferenza, posso notare sì dolore, posso, come dire, puntare il dito non tanto su chi opera il dolore, ma sull'azione, ma posso anche dire attenzione, se io veramente accetto fino in fondo che tutto ciò che esiste è semplicemente un'onda della vita e del divino, posso arrivare a dire lì dove c'è dolore apparente, in realtà non c'è dolore. Io so che ovviamente sto dicendo delle cose assurde dal punto di vista dell'umano. Io so che quando io affermo che
come dire, tutto questo fa parte di qualcosa che noi chiamiamo gratuità, immediatamente l'uomo balza in piedi e dice: allora, dire che è gratuità è uguale a dire fatalismo. Rassegnazione. No.